Andate di mattina a vedere cosa succede al Maggiore, dove ci sono delle scene apocalittiche con queste persone che sono con questi appuntamenti in teoria fissati, perché il concetto e la risposta data alla raccolta di firme, che è stata fatta da, in primis dal signor Visintin, sono state raccolte 150 firme in un pomeriggio. Tre infermieri da mettere a catinara per riaprire quel centro. Qualche volta anche ci perdiamo, no? Sono tre infermieri veramente che fanno della scatafascia tutto il bilancio della regione? Sì, bisogna spendere bene, ma bisogna fare in modo anche che i soldi ci siano. E noi in questa finanziaria, stai attenta che quando si parla di doppioni, il primo rischio è che ci chiudano la cardiochirurgia a Trieste. Ecco, stiamo attenti. Guarda i doppioni a Trieste, slogan, perché quando parliamo di chiudere i doppioni, in teoria è giusto, ma chiudere i doppioni, non vorrei che chiudessimo la cardiochirurgia a Trieste, perché due cardiochirurgie per una regione di 1.200.000 abitanti sono parecchie, quindi stiamo molto attenti quando parliamo di doppioni. Allora a Trieste, io direi questo. Quali sono i doppioni a Trieste? I due ambulatori del piede diabetico. Questo francamente non lo so, perché ancora non ce l'ho diabetico. Ma non, allora tutto bisogna che te provi per cambiare. Se parliamo di anatomia patologica, te mi rispondi che non ti sei ancora fatto l'autopsia. Non vuole essere così. Ma no. Il filtro va fatto dai medici di famiglia, che prendono, da quello che ho saputo, vorrei che qualcuno mi correggesse, 7.000 euro al mese per 2.000 pazienti. I medici in pronto soccorso prendono 2.500 euro. Diretta perché una madre di 96 anni, e più di un anno e mezzo fa, con costole rotte, sono stata con lei al pronto soccorso dalle 5 alle 6 di mattina fino alle 3 del pomeriggio, io in piedi e accanto a lei, quindi certo. È una situazione piuttosto grave. Che cos'è? No. Eccolo qua, questo tiramisù di slogan. Volevo ricordare anche all'amico Muno Marini, non essendo più la stagione dei gelati, e c'è un po' di tiramisù alla sera che non ti farà male. Ho capito. Marini, va bene.